finalmente possiamo tirare un bel sospiro, perché è stata una settimana veramente difficile, un periodo difficile, 5 sconfitte consecutive. Hai detto che la squadra dava segnali e i segnali sono arrivati oggi. Ma sono arrivati perché c'è stata la vittoria, io i segnali li ho visti, a parte Cagliari, sempre una squadra che ha voglia di giocare, ha voglia di giocarsela con tutti, e oggi ha vinto una partita con grandissimo merito. Hai detto che ti sarebbe piaciuto vincere anche una gara sporca, non importa, magari non giocata benissimo, ma anche all'ultimo minuto, insomma, 2 gol subito nel primo tempo sono già meglio. Beh, noi assolutamente oggi non abbiamo rubato assolutamente nulla, la partita l'abbiamo vinta con merito, il primo tempo di qualità, con voglia di riattaccare, di andare a ricercare il gol, 2 gol, ma altre 2 parate importanti da parte dei consigli. Poi il secondo tempo abbiamo gestito la gara, un po' più bassi, abbiamo anche saputo soffrire nei momenti giusti, e alla fine una squadra, questa vittoria dei ragazzi, se la devono prendere, godere fino all'ultimo, e domani si riparte. Tu dici che dei ragazzi, i ragazzi dicono che è tua, perché poi sono venuti a abbracciarti a fine partita, ce l'ha detto Buca, ce l'ha detto Verde. Anche da questo punto di vista com'è stata come settimana? Ma guardate, io la cosa che mi rende più orgoglioso e mi rende felice, di là della vittoria, e come ho visto lavorare i ragazzi in questo mese, nonostante le sconfitte, nonostante le critiche, nonostante tutto quello che c'era intorno alla mia figura, alla mia persona, la squadra l'ho vista sempre molto reattiva, molto recettiva, la squadra ha voluto lavorare e continuare a lavorare, e questa è la soddisfazione più grande. Oggi è stata una vittoria, ripeto, di grandissimo valore, non casuale, e il premio è per tutti loro. Perché una vittoria in uno scontro diretto, cosa che poteva essere, non è stata Cagliari col Bologna, vale doppio, ma soprattutto Verona che va in vantaggio non si fa rimontare. Bologna che il Verona che continua a fare gol, anche a Cagliari abbiamo fatto 2 gol, uno annullato ma regolare, altri oggi altri 2 gol, con il Bologna altri 2 gol, deve continuare a crederci, a lavorare, questa vittoria deve aumentare l'autostima e la consapevolezza di tutti i miei ragazzi, che sono in grado di poter giocare in Serie A nonostante tutto quello che si dica intorno, quindi e continuare, l'unico modo per raggiungere l'obiettivo è lavoro, lavoro e lavoro. Che gli hai detto Arto? Perché lì poteva fare a meno di calciare via il pallone. Mi è sembrata anche abbastanza esagerata, poi potevamo pagarlo, però la squadra oggi potevamo continuare a giocare, non avremmo preso gol. Togliamo il dubbio sulla sostituzione di Pazzini, sai bene che quando si parla di Pazzini poi succede sempre di tutto. Che è successo? Scelta tecnica o stava male? Ma l'ingresso, no, Pazzo tutta la settimana non si è allenato mai, ieri ha fatto con Bessa, dicevo. Il cambio con Bessa, e ha preso un colpo forte, eravamo in 10, lui voleva rimanere, lo vedevo che aveva voglia di dare una mano alla squadra, c'era tutta l'intenzione, ma ormai veramente era quasi zoppicava, e prima diceva sì ce la faccio, non ce la faccio, e mancavano 4 minuti e a quel punto si è fatto male, per cui nulla di particolarmente grave, mi auguro che non sia nulla di grave. Ha fatto una grande partita è Cerci, soprattutto nel primo tempo ha preso proprio per mano anche i compagni là davanti. Quel cambio invece anche lui era stanco. Ma il cambio, Ale aveva spinto moltissimo il primo tempo, era stato molto anche determinante, pulito, aveva rifinito 2 palle importanti su Valotti, e Ale, cambio che ci può stare, una squadra in cui stavamo un po' più bassi soffrendo, e è entrato Pazzo che poteva darci qualcosa in più, però ovviamente dopo il colpo siamo rimasti in 10 e è stato tutto compromesso, ma sono contento della prestazione di Ale. Ti dice Paolo Cannavaro, perché gli avete fatto veramente uno sgambetto oggi a Sassuolo, gli avete messo in grave difficoltà, tanto meglio per la lotta a salvezza. Questo è un campionato veramente molto particolare rispetto agli ultimi anni, con cui vero, noi veniamo da 5 sconfitte, ma eravamo a 4 punti dalla zona salvezza, e quindi è un campionato in cui si riapre sempre, si aprono i discorsi, bisogna continuare a insistere, perché può succedere sempre di tutto, e io di questo ne sono convinto, devo convincere la squadra e poi ci possiamo divertire.
Ecco, l'ultima domanda te la chiedo su che Verona dobbiamo aspettarci, perché ci sono buone prestazioni, ogni tanto qualche blackout, le vittorie a singhiozzo, adesso ci sono altri due scontri diretti molto importanti al di là della Coppa Italia. Che tipo di Verona dobbiamo aspettarci? Io continuo a vedere un Verona che cresce di partita in partita. Dobbiamo far crescere la condizione di diversi giocatori per poter portare la prestazione di questi ritmi elevati per 90 minuti per tutti. Adesso abbiamo la Coppa Italia, ci permette di valorizzare e gestire al meglio la rosa e le risorse. Una squadra consapevole, un grande gruppo. Vedremo cosa succede. Fammi fare una battuta, chiudiamo con una battuta, visto che oggi si è vinto e si può fare. Uno come Montella, che magari conosci bene, dice sempre: il mio funerale è rimandato anche questo allora. Ah, bella questa, allora anch'io. Mister, scusa, oltre alla vittoria che i tuoi ragazzi ti hanno dedicato, anche il direttore sportivo Fusco insieme a te ha ricevuto tante critiche, possiamo dire che anche la vittoria di Filippo Fusco questa? Ma parliamo a fine stagione, io pensiamo oggi è una vittoria bella, ce la godiamo, pensiamo alla partita di Coppa Italia, quindi noi sappiamo qual è il nostro percorso e poi di là di chi è la vittoria è una cosa. Con Fusco la conduzione tecnica lo sappiamo dall'inizio dell'anno, è stato sempre oggetto di critiche, andiamo avanti e conta solo fare il risultato. Come ti spieghi appunto il fatto che prima ancora del fischio iniziale il primo coro sia dedicato a te, presidente e direttore? Parlo della partita, sono contento alla fine che la gente abbia potuto gioire, sono sicuro che hanno gioito tutti per questa vittoria, poi tutto il resto. Ultima battuta, mi sta a seguire la classifica che sorride leggermente di più, lunedì arriva il Genoa, un'altra sfida a salvezza per voi. Noi abbiamo prima la partita di Coppa Italia. Pensiamo alla partita di Coppa Italia e poi affronteremo la partita col Genoa.